Siamo con Tatiana Rojc, senatrice PD, rappresentante della comunità slovena in Italia. Il 26 ottobre del 1954 Trieste diventava italiana. Con che stato d'animo la comunità slovena in Italia, in particolare a Trieste, vive quest'anniversario? Ma credo che tutta Trieste non si ricordi un granché di questo anniversario, nel senso che è finita un'epoca per Trieste, forse. Tutti ricordano, io mi ricordo le storie che mi raccontavano i miei, tutti ricordano la centralità di Trieste durante il governo militare alleato e poi naturalmente quando è arrivata l'Italia poi si è cominciata la ricostruzione del secondo dopoguerra, quindi ora viviamo un'altra epoca ancora ed è un'epoca in cui si comincia a guardare finalmente avanti, non pensando più a quello che è stato, al confine che ci ha divisi per tanti anni tra l'allora Jugoslavia e l'Italia e quindi abbiamo cominciato assieme al presidente Mattarella e al presidente Pahor a ricostruire non il passato, ma il futuro. Futuro, a proposito, questo futuro che sembra presente e futuro che sembrano un po' inquieti, c'è proprio la sospensione dell'accordo di Schengen con la Slovenia. Ieri la Premier parlava di rotta balcanica come quella da cui vengono i maggiori rischi di infiltrazioni. Lei la vede così? Ma intanto lo spazio di Schengen non si ferma alle spalle di Trieste. Il confine degli stati dell'area Schengen si è spostato dal 1 gennaio 2023 al confine tra Croazia e Bosnia, quindi semmai sarebbe da implementare l'aiuto alla Croazia per monitorare quel confine, che è poi il confine attraverso il quale passano certamente gli immigrati, ma non credo proprio che, come sostiene la Premier, come sostiene la destra, che quello sia il modo attraverso il quale arrivano i terroristi, vista la situazione delicata geofisica che stiamo vivendo in questo momento. I terroristi viaggiano in business class, non certo con le biciclette o a piedi per anni tra i boschi, per cercare un futuro migliore. Interrompere lo spazio Schengen rappresenta un grave vulnus per il nostro territorio, perché il nostro territorio ha faticato, come ho detto prima, a superare i traumi del Novecento per guardare avanti. Stiamo parlando tanto del 2025, quando Nova Gorica e Gorizia saranno insieme capitale europea della cultura, ma nel frattempo pensiamo bene di chiudere i confini, di ripristinare dei controlli che ci ricordano tempi passati, ma che ci ricordano anche quel periodo durante il Covid in cui tutto era bloccato e soprattutto qui il mio pensiero va a quelle 15.000 persone che giornalmente attraversano il confine per lavorare, per studiare, per fare il proprio lavoro, ma penso anche agli autotrasportatori, che è un settore estremamente sensibile e al quale chiudere i confini tra Italia e Slovenia, che poi è la porta verso l'area danubiana e verso il centro Europa, significa, come dire, creare gravi difficoltà.